Oh yeah, si riparte! Ciao a tutti Gooch, ben ritornati dal vostro Underlyclant 1 su Ever Oasis, bene! Dunque, ovviamente, dall'ultimo episodio non ho fatto assolutamente nulla, non ho neanche farmato un pochettino, niente di niente. Quindi, come prima cosa da fare in questo video, c'è da eliminare tutte quante le piante del caos, dato che il caos l'ultima volta ha attaccato di nuovo la mia oasi. Questa dovrebbe essere l'ultima volta e poi penso ci sarà davvero il delirio con l'ultimo boss che... credo sia ovviamente Shout, nostro fratello del gioco. Ok, la fiazza della fontana è tornata alla normalità, ma cambiamo aria, vediamo un po' dove sono le piante del caos. Con il comando cambio aria, molto più facile in questa maniera. Ok, iniziamo da qua sopra, che sicuramente ce ne saranno un bel po'. Vediamo un po' qua, in fondo nulla, ok. Va bene anche così. Quindi da qui. Questa qui è una. Ovviamente più sono forti più ci vorrà, più sono grandi voglio dire, più ci vorrà una magia del vento più forte. Tipo queste piccoline così, basta anche una magia del vento livello 1. Mentre queste così ci vuole la 2 credo. Sì, ok. Poi ci sono quelle davvero enormi che ci vuole la magia del vento livello 3. Quindi sbrighiamoci a toglierle, così possiamo andare avanti un pochino con la storia e magari restituire un po' di luce all'oasi, che ne ha davvero bisogno. Ok, questa è tornata alla normalità, quindi la prossima è... ma rendiamola vivaio, tanto dobbiamo farle tutte quante. Se andiamo in fila non importa. Voglio dire, non è importante andare in un certo ordine, l'importante è che si tolgono tutte. Ah, vivaio da raccogliere un po' di cose. Non ho raccolto nulla nello scorso episodio, anche perché comunque sia, non... allora, innanzitutto non penso che gli oggetti vadano a male, il raccolto, le cose così. Intanto raccolgo, non penso vadano a male, però ci mettono un... cioè, il gioco non va avanti con i giorni se non ce l'hai acceso, praticamente. Questo mi sa che ci vuole il livello 3, ok. Ad ogni modo, quando non sono sicuro vado di livello 3 ed è a posto. Un utente mi ha chiesto come si prende il melone ricamato. Gli ho risposto, ma non so se l'ha visto, quindi gli rispondo qui nel caso veda questo video, anche se dubito. Non lo so, non ho la minima idea di come prendere il melone ricamato. C'era scritto che potevo prenderlo dopo che avrei piantato la seconda pianta nella vivaio, ma non so. L'ho piantata diversi episodi fa, la seconda pianta nel vivaio. O meglio, mi diceva forse non piantare ma coltivare. Quando ho la possibilità di coltivare due piante. E ancora non l'ho presa. Poi qui dovrebbe esserci un'altra pianta del caos da levare. Eccola, sta proprio all'entrata. Oh, dov'è? Ok, nuova area. E abbiamo fatto, credo. Perfetto. L'influsso è svanito. Ok, l'influsso del caos è svanito. Ora io andrei a dormire per far cambiare giorno. E vedere se c'è qualcosa di diverso da fare. Perché comunque sia, sì, dovremmo andare a distruggere appunto l'ultimo baluardo, credo, del caos. Anche se dubito che il mio livello sia abbastanza elevato per la battaglia finale. Anche se penso che non ci manchi poi tanto, magari due o tre missioni principali. Ad ogni modo, facciamo una cosa veloce. Ok, ho fatto un po' di rifornimenti, andiamo a vedere appunto cosa c'è da fare, dove bisogna andare. Ah, miseria ladra ragazzi, ste piante del caos. Quanto le odio. Wow. Ma così veloce abbiamo fatto? Ok, allora. Ma non è che voglio evitare i combattimenti, però se non sono necessari... che li faccio a fare? Tanto per. Qua spuntano panteratti a caso, io sto sbagliando strada. Ah, devo andare sotto. Ok, non avevo idea. Sinceramente è passata più di una settimana dall'ultima volta che ho giocato e non avevo la minima idea di dover andare nella... che caverna è questa qua? Chi è? Che succede? Perché questa musichetta così fancy, così bella? Che è successo?
Ah, forse non avevo musica da battaglia, perché ho praticamente tutta quanta la host completa di Everoasis, ma non l'ho ancora sentita tutta quanta, quindi potrebbe essere il secondo o terzo, la seconda o la terza host della battaglia. Guarda, a saperlo mi teletrasportavo, facevo prima, potevo vedere qual era il punto da raggiungere. Eh sì, è meglio vedere dove andare col teletrasporto, perché sennò... Aspetta, ho visto un punto in alto. Dove sarebbe? Ah, ok, ho capito dove andare, ho capito. Ora mi ricordo. Dovrei riuscire ad andarci senza troppi problemi. Qui sotto c'è un nemicozzo che non mi interessa. Ok. Sì, proprio qua fuori, ok. Ah, pavotrice. Quanto mi sta sulle palle. Andata. Pochi danni, ma non fa nulla. Non ha tanta questa grande importanza prendere, se prendiamo un po' di danni. Ok. Sì, proprio qua sotto. Beh, meno male. Meno male, perché sennò mi toccava... Oh, cavoli questi! Ananastro! Aiuto! No, vabbè, li combatto perché ragazzi, davvero, c'è bisogno di potenziarsi un pochino, eh. Via da qui immediatamente, grande. Vai. Si stannano un pochino quando li attacchiamo. Il che è una buonissima cosa. Ok, ora c'è questo che mi fa le palle del caos. Dai, andato. Oh, questi scontri che saranno. Che saranno sti scontri? No, 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 no. Non posso farli. Ah, accidenti. Non mi ritrovo la strada. Bene. Vabbè, però, ragazzi, pure voi, eh. Capitemi un attimino, capitemi. Non ho tempo da perdere con voi. Per favore. Ok, si va per di qua, tanto vedete anche nello schermo inferiore qual è la strada, quindi non è un gran problema. Li skippo o li faccio questi di qua? Io li farei. Ah, tanto ne è uno solo, sì, bene, bene. Dai, sparami con la tua magia del caos. Magia, potere, non lo so come si chiama. È andato, è andato. Proprio l'ultimo danno, proprio per forza, eh. Siccome non si sa mai, mi curo, perché potrebbe esserci un punto di teletrasporto dentro per curarci, ma non ne sono tanto sicuro. Infatti già la vediamo qualcosa che non va bene. Dove? Cos'è? Oh mio Dio! Oh, un oculoide! Iperraggio! Illuminato! E vabbè, stelle shuriken qua. È andato, è uno. Due. Non c'è due? Ovviamente il passaggio è bloccato perché devo risolvere questo piccolo indovinello. Ok, fammi allineare bene, fammi allineare bene, fammi vedere. Fa vedere se va bene. Ehi! Oh, chi è? Ah, non c'era arrivato ancora qui a farlo attivare sto coso. Sì, ma stai calmino però. Vediamo un po' se riesco a fargli lanciare. Ecco, vai in modalità shuriken. Non so se effettivamente sia più debole o più forte. Colpendolo da dietro. Ok, le piante del caos se ne sono andate. Quindi ora... Ah, potrei anche venirci con il Serca, però... Non ce n'è bisogno, vedo. Vai con la magia del vento livello 3. Buono. Ok, ora... Non era che fosse tutto quanto sto gra... Ma un bambino? Grande pomello? Ok, parliamo con questo bulbino. Più nelle grotte fan belle freschette e posso andare in giro senza aprire il parasole. La viandante nell'ombra.
Ok, fanciulla delicata che ha incontrato la porta meccanica. Fabbrica parasole. Non vorrei dire una scemenza, ma mi sembra che ho... Per far entrare un altro nell'osio ci serva un parasole. Mi sembra. Mi piacerebbe stare qui a riposare, ma sono rimasta senza viveri, non durerei a lungo. Gira voce che ci sono osi nel deserto, sì. È la mia. Senza complimenti. No, ripeto le cose 2 volte per dare la giusta enfasi, nel caso non la dia bene la prima. La porta meccanica mi mette un non so che di soggezione. E tanto sto registrando tranquillamente, salviamo. E dall'ultima volta c'ho sempre sta paura della registrazione che non va. Non potete capire. Chi non registra gameplay non può capire, purtroppo, mi dispiace. Andrea, i quarzi di luce stanno reagendo alla porta. E vabbè, figata assurda, dai. Aspetta, risalvo. E andiamo allora. Andiamo a conquistarci la vittoria. Anche se ho una paura tremenda che non sarà facile. Oh mio Dio, no! Già ho capito tutto. Già si chiama rovine della prova, già è qualcosa di tremendo. Vai, salviamo pure qua dentro. Già quello che vedo non mi piace. Cerco di fare almeno la prima parte della grotta, almeno di recuperare una... Ah no, c'è solo la chiave da recuperare, l'uovo voglio dire, la chiave arcana? Sì, però gioco, c'è questo qui più vicino, no? Targhettami prima quello più vicino. Cioè, distrutto, poverino. Ehi, tu dove pensi di andare? Vieni un po' qua, scoiattostrello. Però, ragazzi, no, il veleno no. Ah, no, no, il veleno, succhia sangue, vabbè. Sarà anche bello scoiattostrello, ma se voi non conoscete il gufattolo volante, non capite nulla. Oh, aspetta. Ah, ci vorrebbe Miura. Per far apparire lo scrigno qui. Ci vorrebbe un... Ah, ma dall'altra parte? Allora aspetta. Vado a prendere una dra e ritorno qui. Ora, siccome non posso portarli tutti quanti e tre insieme, le porto un po' per volta man mano che mi servono nell'avventura. E poi dopo appunto vedo come risolvere i vari enigmi. Tanto posso teletrasportarmi all'osi e tornare al centro quando voglio. Ah, da qui non ci si può andare. Vediamo un attimo se è roto. Ebbè, allora. Ah, ma sta di là? Oh, porca miseria. Salve, gentiluomini! Para questo, para. Allora, ce n'è per tutti, ce n'è. È andato. Ok, dunque, mi sembra che questo rosso sia l'unico da attivare. Non c'è un tempo. Un tempo, no, non c'è. Ok. Anche se credo che vada a tempo, eh. Ecco. Guardalo! Ma dai, stavo lì! Prendiamo questo. No, devo far girare. Oh, porca miseria. Così? Sì, così. Dai, ragazzi, mo' il tempo ce l'abbiamo. Tranquilli. Easy peasy. Lemon squeezy. Uoi! Io mi spavento troppo facilmente per i mostri del caos. Il gufattolo. Cioè, venire qui solo per combattere. Ah no, c'era una porta aperta. Ah, mi sembrava infatti a me. Dove ci conduce? Oh! Oh! Non è bello. Cioè, non è bello perché dico... qual quadra non mi cosa qui.
Ok, vedo un attimo di capire la situazione. Perché vedo, secondo me qui c'è un nemico da sconfiggere o qualcosa del genere. Aspetta, qui c'è un altro oggetto da prendere. No, mi sa che sta tipo sopra. Vediamo un po'. Magia del vento? Sì. Oh! Ecco, ecco, ah. Hai capito. Dobbiamo andare di là ora. Però c'è un'altra strada prima che dovevo vedere. La porta era questa, che praticamente mi condurrebbe qua sopra. Ok. Ah, fiore di rame. Ah, vabbè. Oh yeah, baby! Ah, sapete che c'è? Per questo episodio ho abbastanza materiale, quindi lo termino qui. Io come sempre spero che vi sia piaciuto. Da lunedì si tornano con i video giornalieri, quindi questo progetto sta per finire, di questo progetto Revive Oasis. Che se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!